Facciamo così, siccome il governo non è in grado o non vuole darci risposte, capiamo anche noi la delicatezza del fatto che ci siano altri italiani nelle mani di rapitore, ma proprio il fatto che qualcuno magari intendesse o abbia pagato dei riscatti li mette ancora più a rischio del fatto che si faccia chiarezza su questo tema specifico. Facciamo così, noi riteniamo che le sue parole, che andremo a leggere nello stenografico puntualmente, lasciano trapelare in qualche modo che effettivamente un pagamento o un accomodamento ci sia stato, magari, ripeto, non per volontà politica del Ministero degli Affari Esteri, ma per volontà politica direttamente di Palazzo Chigi e di chi i servizi, come lei in qualche modo ha citato indirettamente, li gestisce. Quindi chiaramente il dottor Minetti sarà chiamato davanti al Copasir a risponderne, speriamo dicendo assolutamente la verità, ma a questo punto riteniamo che sia obbligatorio un passaggio alla Procura di Roma, perché svolga delle indagini assolutamente puntuali, visto che il governo non vuole essere puntuale e preciso su quello che era la richiesta fatta con questa interrogazione. Grazie.